Ricordate la prima volta che avete preso un mezzo di trasporto da soli? La prima volta che siete usciti da ragazzini con gli amici? 11, 12, 13 anni? La prima volta senza genitori o adulti che vi accompagnavano a scuola, a un'uscita con gli amici, al campetto di calcio o in piscina? È un momento importante per la crescita e l'autonomia di un ragazzo. È un momento importante per i genitori e la famiglia, che lo lasciano avventurarsi per la prima volta da solo nel mondo. Per i ragazzi più fragili o con difficoltà specifiche, il bisogno è lo stesso, ma il processo avviene spesso più lentamente e la fatica per ragazzi e genitori aumenta. I dubbi rispetto al «sarà in grado di», «non sarà troppo pericoloso per», «come aiutarlo se si trova in difficoltà» aumentano e si moltiplicano, generando ulteriori ansie sulle famiglie e di conseguenza sui ragazzi. Il rischio è di rallentare il naturale processo che permette a questi ragazzi di inserirsi e sentirsi parte del mondo che li circonda, di incontrare gli amici, conoscere la città in cui vivono, gestire il tempo libero, recarsi a scuola e successivamente sul luogo di lavoro. Protezione Civile Paracadutisti Lombardia vuole sperimentare sul campo una modalità divertente e rassicurante per aiutare questi ragazzi a familiarizzare con i mezzi di trasporto, a prendere brevi percorsi, trovare punti di riferimento per orientarsi, oltre che fornire informazioni di tipo educativo rispetto a quali persone rivolgersi in caso di difficoltà, come acquistare il biglietto e quali siano le regole per un utilizzo sicuro e rispettoso dei mezzi. Ogni volontario accompagnerà un piccolo gruppo di ragazzi dai 13 anni in su in brevi percorsi nella città di Milano, alla scoperta del territorio, ma anche delle loro capacità e risorse. Il piccolo gruppo, inoltre, facilita il confronto e la socializzazione con i coetanei, condividendo difficoltà che si scoprono comuni anche ad altri. Grazie alla presenza di un adulto formato che li accompagna ma non si sostituisce a loro, senza giudizio e accogliendo ansie e paure, questi ragazzi cominciano a sperimentarsi e a scoprirsi capaci e un po' più grandi, alla conquista di quelle piccole certezze che poi li guideranno nel mondo.